i nostri pensieri, tutta la nostra personalità. Siamo uguali, in modo sono facili, fisicamente uguali. Poi siamo ognuno di noi diversi, con quello che noi riusciamo a fare e che gli altri ci possono anche fare, perché l'accettazione, l'apertura dell'altro, qualsiasi esso sia, perché a volte le barriere chiudono la sensibilizzazione verso la relazione, verso l'altro, si diventa isola, invece proprio c'è questa disponibilità ad aprirsi, a collaborare, a essere insieme, a portare un lavoro avanti con gli altri, proprio essere una comunità. E noi siamo una comunità di buone pratiche, perché le abbiamo veramente praticate e avviate, e dobbiamo sempre migliorare. Questo è, dico, per dire in generale, io ho accettato questa proposta proprio perché oggi voi possiate conoscere un pezzetto in più rispetto a quello che è il valore aggiunto della persona che è diventabile, che ha problemi a volte personali, ma che con tanta gioia, con tanta fatica riesce a dare agli altri. Quindi facciamo cadere le barriere, i pregiudizi, siamo in una rete di emozioni, di persone belle che possono dare veramente un ottimo contributo nella nostra società. Questo è uno spirito di consapevolezza che, gestito più avanti, quando diventerete più grandi, diventerete a tutti gli effetti cittadini di una società, questo per voi forse lascerà una traccia e vi ricorderete di questo momento. Potete anche aiutare in modo diverso coloro che invece non la pensano come voi. Va bene, quindi buona visione, grazie. I professori delle sessioni, il professore Longo, la professoressa Farula, la professoressa Pirlo, la professoressa Fabro e la professoressa Basile, sono alcuni dei professori della scuola.